L'ultima volta che l'Arezzo aveva festeggiato in Piazza Grande si celebrava il ritorno in B nel 2004. Quella stessa piazza si è di nuovo tinta di amaranto per celebrare qualcosa di più di un campionato, la salvezza dentro e fuori dal campo. Tutto lo staff della nuova società al gran completo, un'immensa tifoseria, gli sponsor, il sindaco e la giunta e poi loro, Pavanel e quegli eroi sportivi capaci di una vera e propria impresa. Intanto l'organigramma per le poltrone che contano è fatto, Ermanno Pieroni, direttore generale, ed Emiliano Testini, direttore sportivo. Il presidente La Cava ha le idee chiare. Le parole chiave di questa presidenza, ci pensavo oggi perché qualcosa dovrò dire, sono poche. Le parole chiave sono una società normale. Una società normale in calcio vuol dire rispettare le scadenze, vuol dire essere seri, vuol dire veramente sviluppare un settore giovanile, vuol dire fare tutte le cose per bene, per la squadra, per l'Arezzo e non per altri scopi. Come dovrebbe essere il calcio, ma non lo è quasi mai. Ermanno Pieroni sarà direttore generale. E ti do le cariche ufficiali che ormai già si sanno, Ermanno Pieroni, anche perché ricordiamoci sempre che Ermanno Pieroni, se non c'era Ermanno Pieroni io qua non c'ero oggi, direttore super generale, e sono molto contento che Emiliano Testini è direttore sportivo, anche perché Ermanno Pieroni ha fatto esordire a 18 anni, mi diceva oggi in Serie A, Emiliano Testini, quindi è veramente una bella storia. E tra i quesiti ridondanti dei prossimi giorni ci sarà sempre quello: Pavanel resterà all'Arezzo? Primo obiettivo, io oggi sono stato con lui 3 ore, abbiamo parlato a lungo e io ho anche preso atto con grande piacere che lui è molto legato alla città, alla tifoseria, a questo gruppo di calciatori. Ha dato questa disponibilità a Salvo a risolvere un problema che probabilmente è forse anche più importante per ognuno di noi, il problema familiare, perché quest'uomo è stato quasi un anno lontano dalla famiglia, a 5 ore di macchina, con un figlio di 7 anni che sente la mancanza del papà, una figlia di 18 anni che non è facile portare via da Trieste perché c'è il fidanzatino, la moglie che ha un negozio. Quindi voglio dire, normale che lui cercherà in tutte le maniere di trasferire la sua famiglia ad Arezzo. Io mi auguro che ci possa riuscire, perché a quel punto, ecco, quest'uomo avrebbe anche la serenità interiore per dare il massimo, altrimenti se lui non è tranquillo non è facile poi che possa ripetere i risultati che ha dato. Non è che sono cambiate le percentuali, cioè dovevamo parlarci, però ho visto il direttore molto convinto e molto, molto pieno, cioè con voglia di fare. Questo sicuramente per me Devi rimanere più per restare, queste qua sono le cose che ti fanno pensare.